Salve gente, sono Jack Jim Game Knowledge, benvenuti in questo video di Final Fantasy 9 al 100%. Siamo a Lindblom, andiamo a cercare Daga che si è persa in giro, tanto per cambiare. Dobbiamo cercare di passare. Ah, ok, non li posso prendere subito. Dobbiamo passare attraverso le guardie. Cioè no che dobbiamo oltrepassarle. Ah, ok. È cambiato l'audio. Qua dice sempre questa cosa che non capisco, questa frase. Che non commentano. Vediamo se questo dice qualcosa. No. Io qua non parlo più, ragazzi, vi lascio guardare a voi. Dopo l'ultimo noioso video, uno come questo ve lo meritate. Qua ci divertiremo. Daga qui è un pochettino strana. Abbiamo una contrapposizione. Praticamente Daga che rappresenta una sorta di purezza. Tutte le colombe vicino a lei che non si spaventano. Poi arriva Gidan e le colombe però scappano. Come se fossero tipo spaventate da qualcosa. Perché Gidan in un certo senso rappresenta un po' il disordine. Lui riesce a trascinarla. Nonostante lei fosse molto pensierosa sulle sue. Ok, qua abbiamo praticamente un'anteprima di una zona che poi andremo ad esplorare.
Quindi questa cosa ci aiuta, diciamo, a cercare dei punti di interesse che poi forse compariranno nella mappa, non lo so. Fiume Siber. Quindi se uno cammina lungo il fiume arriva diritto alla porta sud. Vedete, con dei consigli inclusi. La Cimione Chocobo, bosco di punti interrogativi. Ah, è lì che vivono i Chocobo smarriti, dice Daga Garnet. Ok, ora manca. No, manca un punto. Ok, per me si è al di là delle grotte ai piedi dei monti. Ok, eppure pare che quella palude sia abitata. Voglio darci un'occhiata da vicino uno di questi giorni. Un giorno di questi, veramente, è detto. Accelero la velocità così riesco a trovare meglio. Cazzo. Ah, ecco, ok, ci siamo. Secondo me ci stanno ancora cercando. Qui c'è Alexandria. Ma com'è? Non ho finito? Ah, la porta sud devo. Sì, ok. Ok. Si sente in colpa, poveretta. Quando sono ingenuo, ecco perché è turbata. E infatti poco fa, cosa ha detto Daga a Gidan? Certo, per te introdurti in un castello è una sciocchezza. Un pochettino arrabbiata, quasi forse invidiosa. E gli dà fastidio la situazione, il fatto che lei appunto fosse ignara di tutto, convinta di poter salvarsi da sola, in realtà era tutto calcolato dagli altri. Quindi lei non è riuscita a compiere, diciamo, il proprio volere in maniera totale. Era già deciso che lei sarebbe stata rapita in realtà. Gli altri sono bravi. Possibile che non mi accorga mai di niente, e lei invece è quella inutile che deve essere salvata dagli altri. Qua Gida il contatto con calma. Che ti prende? E questa è la cosa bella però, attenzione, perché in realtà Gida non sapeva nulla. Non sapeva nulla. Perché te l'aveva ordinato il tuo capo? No, perché volevo aiutarti. Non me l'ha ordinato proprio nessuno. Il boss era pure contrario, per questo ho lasciato i Tantalus. Lui non sa nulla. Sa soltanto quello che è successo diciamo, nella foresta del male, se ricordate. Ovvero che Calò gli ha detto non possiamo salvare la principessa. Invece Gideon è andato lo stesso, lasciando i Tantalus. Come pensavi di rapirmi? Ti avrei somministrato dell'erba sonnina e poi ti avrei portato via con me. È un sonnifero per bambini, ma in grosse quantità fa effetto anche con gli adulti. Poi però io sono voluta venire con te, il sonnifero non ti è più servito, giusto? Non mi daresti un po' di quell'erba? Sai, ultimamente non riesco a prendere sonno. Meglio non prendere niente, se vuoi dormo io accanto a te. Non sono mica una bambina che ha bisogno di compagnia. Infatti, cioè, io volevo dire. Lei non ha capito niente, perché è purissima lei. Cambiamo discorso. La canzone di prima era quella che cantavi anche a Deli, vero? Ah, sì, allora eri sveglio quella sera. Sì, è davvero una canzone splendida. Non ricordo né dove né quando l'ho imparata. Ricordo solo che da piccola, quando ero impaurita o triste, la cantavo e mi sentivo meglio. Non mi sentivo più sola e mi tornava la voglia di sorridere. È una canzone speciale, cantala ancora dall'inizio.
Attenzione, con Steiner davanti. Che ne sapete voi della regina? Non farebbe mai nulla di simile. E voi chi siete, signor Sottutto? Ecco, io sono un appassionato di armature che passava di qui per caso. Ah sì, allora fate una bella magia. Sparite! Con permesso. Poverino. Squadra Pluto, attenti, guardate, sono due bambini che stanno giocando alla guerra. Abbiamo in basso dei Pluto con la statuetta di Brain e dall'altro lato invece il Granduca Cid in forma normale e con i soldati di Lindblom. Dove le hai prese? Te le faccio uccidere tutte dal battaglione di idrovolanti di Cid. Cattivo! Chiami quelli forti per farti aiutare. Con te non ci gioco più. No, aspetta! Il piccolo Vivi arriva. Una mini famiglia imperiale. Anche i maghi neri sono identici a quelli veri, addirittura. Vabbè, lì non compaiono, però possiamo immaginarli come se ci fossero. Cos'è questo mormorio? Starà già cominciando? Flatri, chissà se mi senti. Dove sei in questo momento? Lo capisci? Io ho bisogno di te. Da 3 anni Freccia cerca questo tizio, questo Flatrey. Tutto Buri torna. Ma no, così non va. Perché Buri? Questo non vola per più di 10 minuti. Anche la testa mi si è tutta in scaraburita. E finisce questa parte dove vediamo la città viva e tutti i cittadini, diciamo, che appunto vivono, vanno avanti. Quando andiamo a fare quel giro di idrovolante, poverino, guardate, era con quella dell'osteria. Mi sono sbagliato. Eh sì, pare proprio di sì. Madonna, di figura di merda. No, aspetta, non ti preoccupare. Vai, divertiti pure. Bravissimo, Gidan! Rovinato tutto, testa di cazzo. Allora facciamo così: se vinco alla sagra della caccia, promettimi che una sera usciamo noi due soli. Cosa c'entro io con la sagra? Se non mi dici di sì, mi butto giù. Ok. Promesso, eh? E se ne va. E lei è pensierosa, Gita. Ok, sta per iniziare la caccia. Ora ci divertiremo un casino. Benché si tratti di una semplice festa, ogni anno ci sono centinaia di feriti. Non si può mica continuare così. Perché no? È una sagra per veri uomini. Ultima carrozza per il borgo commerciale. Preparativi ultimati. È tipo il rodeo, ragazzi, proprio lasciano le bestie in giro per la città. Dobbiamo solo aspettare che ci diano il segnale. Ricevuto! Subito fuori le bestie. Ma come? Sono pazzi? Il ciambellano Ortani non l'aveva ancora dato l'ok. Fra poco libereranno anche le belve di sopra. Prima che arrivi lui, dobbiamo liberare i Mu. Facciamo in fretta. Tutte le bestie lasciate in anticipo. Ok, aspetta impostazione. I concorrenti di quest'anno mi sembrano giovani in gamba. Il vecchietto. Come scalpita. Ehi, fallo smettere, è ancora presto per liberarlo. Quello non ascolta mica quello che dico io. Merda! Presto aprirgli la porta, se no ci sfonda il muro di cinta. Vai Zacco, ma guardate il vecchio, vai! Il vecchio arzillo. Via di bestia. Tutti qua. Stranamente pure Freccia, questo non ha senso in realtà. Ma vabbè.
Mi stavo riscaldando. Ok, regolamento. Ve lo spiego io il regolamento. 12 minuti, dobbiamo uccidere più nemici possibili. Anche aprire il menu fa consumare il tempo. Il tempo è basato sull'orologio. Quindi, in realtà, grazie ai trucchi dell'aumento della velocità, noi praticamente potremmo eliminare tutti i nemici rapidamente, proprio al massimo. E vincere al 100%. Però non userò questo trucco. Tra l'altro, non per forza dobbiamo vincere, perché ora ci sono un bel po' di cose interessanti che da prendere in considerazione. Cosa volete come oggetto a scelta? Io dei Guil, un accessorio. Gioco anch'io. Vivi, certamente ti ho fatto mettere in un'ottima posizione. Io starò all'entrata. Con la magia nera non avrei problemi. Gita, l'hai scritto Vivi. Sei il solito. Ah, dimenticavo. Se mi fai vincere, posso uscire con Daga. Uscire con la principessa, guardate, guardate Garnet, avete visto? Ha fatto tipo così, incazzata. Shh, che urli! Che ha nominato la principessa invano. Serena è proprio rincoglionito. Guardate che scemo, cosa complottate ora? Niente, vero Vivi? Sì. Voglio una carta. Ok. Quindi ragazzi, noi possiamo fare in modo di cercare di far vincere Gidan, Vivi oppure Freccia. Questa è una cosa molto importante. A livello di roleplay converrebbe far vincere Freccia. Il motivo è che in realtà anche se vince Gidan non succede nulla, non cambia nulla, non sono eventi extra. E poi ve lo spiegherò perché, se no, se me lo ricordo di spiegarvelo. Quindi conviene in realtà far vincere Freccia, che ci dà l'anello Coral, un oggetto molto molto raro. Tuttavia, io nei miei dati completi ho fatto vincere Gidan. Perché lo trovo più bello, visto che ha fatto questa promessa, si è fatto fare questa promessa, diciamo, da Garnet, quindi ho deciso di far vincere lui. Comunque, adesso noi qua equipaggiamo un'arma OP, ci vestiamo al meglio che possiamo. Allora, distenerba e sinergia, ma questo lo lasciamo. La fascia di pelle converrebbe tenerla, perché quando si sale di livello, in base allo spirito otteniamo dei bonus alle nostre statistiche. Però teniamo l'idro bracciale per adesso. Ok, qua mettiamo questo, che è molto meglio. E finalmente, ragazzi, adesso abbiamo degli accessori, cose che prima non avevamo. Tanto il marsupio ci aumenta di 2 la potenza dello spirito, potenza magica e forza. Quindi è un ottimo oggetto da dare quando si sale di livello, perché le statistiche. E il bonus di statistica che si ottiene dipende da velocità, forza, potenza magica e potenza spirito. Se io ho 28, praticamente otterrò tipo, non mi ricordo bene, l'1% di quel 28, quindi tipo uno 0,2. E in 5 livelli si ottiene un punto di potenza spirito extra. Mi pare funzionasse tipo così, qualcosa del genere, non mi ricordo bene. No, allora, scusate, dipende dal marsupio. Siccome il marsupio ha 2 di potenza spirito, ad ogni livello si ottiene il 10% di quel 2, quindi si ottiene un 0,20, esatto. In spirito, in potenza magica otteniamo uno 0,1, quindi dopo 10 livelli otteniamo un punto, più i punti normali che si ottengono salendo di livello. Mi pare che funzionasse così. Quindi qua abbiamo siero e sinergia. Questa cosa. Vabbè, lasciamo questo. Puntiamo ad apprendere più abilità possibili, anche se in realtà poi devo riprendere gli altri dati, facciamo le cose bene. Ok, preparativi sono finiti. Qui salviamo. Uno degli ultimi salvataggi, ragazzi, con questi dati. Poi torneremo nell'ingresso di salvataggio 1. Merda, ho sbagliato, cazzo. Vabbè. Vabbè. Ok. Aspettate un attimo, Mogunette niente, ok. Bene, stiamo per partire con la caccia. Siamo messi davanti, sì. Acceleriamo qua un po'. Di qua non possiamo andare. Ok, si parte, mamma mia. Di corsa, ok.
Via con la caccia. Preparatevi. È umiliante che la mia principessa stia in mezzo a questi villani. Il panorama non è niente male. Sì, bello. Peccato che non si veda tutto il borgo. Principessa, guardate, c'è il signor Vivi. Che ci fa Vivi lì? Signor Vivi, siamo tutti con lei. Vivi, sei il migliore. Fagli una mega magia. No, signor Vivi, così no. Oh cielo, attento, non posso guardare. Che fa? Scappa. Attacchi, attacchi. Non si può perdere contro Gidan. Così, così, vada così. Bravo, bravo, un bel colpo ora. Attento alle spalle. Ora. Stene tutto gasato. Ok, si parte ragazzi. Via con la caccia. Massimo punteggio che si può fare mi pare che sia 301. Dobbiamo correre e beccare i mostri. Guardate. Li incontriamo per strada. Musica fighissima. Madonna che bella questa musica, guardate. Gidan da solo. Bam! 378. Allora. Ora avvicinandomi qua. Ok, dai, dai, arriva. Ci sono degli eventi che partono. Conoscendo la perfezione, ed essendo bravi, praticamente si può riuscire a fare un punteggio assurdo. La caccia già è una cosa molto molto interessante di Final Fantasy IX, perché tra la versione di PlayStation 1 PAL e la versione americana e anche giapponese c'era una differenza. C'era una differenza perché nella versione americana, cioè europea, praticamente le battaglie andavano più lentamente, ragazzi. E questo era uno svantaggio. Infatti, anche negli speedrun, praticamente nella versione americana e giapponese, mi pare, ripeto, è possibile completare il gioco al 100% prendendo l'Excalibur 2. Invece, nella versione europea non è possibile, bisogna saltare alcune cose. Se si vuole arrivare a prendere l'Excalibur 2, quindi in 12 ore verso la fine del gioco, facendo tutto bene. Ok, dai, 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 veloce, veloce, veloce. Veloce, cazzo. Vieni qua. Perfetto. Guardate che figa questa parte. Mi piace troppo quando è troppo troppo figo, Gidan di spalle. Siamo molto molto sfigati, ragazzi. Perché gli avversari stanno sempre attaccando quasi per, cioè quasi sempre per primi. Ok. Merda. Ok, mi pare non c'è più nulla qua, credo. Veloci, veloci. Industriale. Commerciale, dobbiamo andarci per ultimo. Cercheremo di eliminare più nemici possibili. Qualcuno magari lo mancheremo, ma vabbè, pazienza, non fa niente. Tanto vincere in realtà è facile, già basta arrivare a 100 circa in realtà. Anno 2 Feng. Minchia che sfiga ragazzi, guardate la barra TB. Sempre là sotto. Dai, 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 dai. Ok, almeno. Ah. Dai, subito a nord. Ora scende qua qualcosa, esatto. Ancora me li ricordo gli eventi. Vabbè,
Canticchiamo. Allora, questo quando cazzo compariva, che non mi ricordo. Quell'uccello là. Sfortunatamente dobbiamo perdere un po' di tempo, ok? Frecia è in testa con 95 punti. Quel cazzo di uccello dove andava? Affanculo. Avete visto l'uccello che era in alto lì sulla sinistra, sulla balconata? Vabbè, andiamo avanti. Ok, commerciale. E quasi metà del tempo se n'è andato. Siamo verso la fine, ragazzi. Forza Gidan, corri cazzo. Ok, allora, ora come funziona? Quell'uccello ha portato via il Mu. Se l'è mangiato, boh, chissà che cazzo ha fatto, e poi è tornato per noi. Questo mi pare che è il Blue Avis. L'uccello da cui praticamente i bambini hanno preso la piuma. Vediamo? Sì, Blue Avis, ragazzi, guardate qua. Ricordate i bambini dei Tantalus? Che Calo gli aveva detto di prendere una piuma di Blue Avis, una penna, una piuma, per entrare a far parte dei Tantalus. E questo è il mostro in questione. Ok, partiamo. Siamo in vantaggio. In realtà siamo stati abbastanza lenti, sfortunatamente. Dai, cazzo, Gidan. Ma dovremmo farcela, dovremmo farcela. Dai, dai. Voglio andare anche di qua. Stavano aggredendo quella signora. Sti cani di merda. Ok. Allora, 4:30, ragazzi, parte un evento nell'ultima zona esplorabile sulla destra rispetto a dove siamo andati noi. Quindi il nostro obiettivo è andare là dopo 4:30 di minutaggio. Quindi diciamo che già a quest'ora potremmo essere dall'altro lato. Dai. Dai, tacca, 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 tacca. Grande, ok. Perfetto. Un uccello, affanculo uccello. Dannata freccia. Guardatevi che scappa. Abbiamo mancato forse un paio di uccelli, poi li abbiamo eliminati tutti praticamente. Ok, basta, ora mi devo sbrigare. Le cose si fanno difficili, ragazzi, stiamo un po' rischiando perché al prossimo nemico dovremo rubare. Ok, ci siamo. Allora, curiamoci, va.
Basta, dai, cazzo, veloce! I nostri amici, i nostri bambini. Premo A rapidamente, ragazzi, non posso leggere. Lascia a me il colpo di grazia, gli ha detto Gida alla Freccia. E Freccia gli fa: sei sempre il solito. Non importa chi, dobbiamo solo vincere, ragazzi. Quindi impegniamoci al massimo, ruba. Grande, ragazzi, perfetto. Quello che volevamo era la pia forchetta. L'oggetto che ci interessava. L'abbiamo preso, quindi tutto a posto. Vabbè, in realtà dovrei rubare ancora. Proviamo ancora, vediamo se ce la possiamo fare. Perfetto, tutte e due le abbiamo rubati. Pia forchetta e guanti di Mithril. Perfetto, ora possiamo eliminarlo. Oh, merda, dovevo curarmi, cazzo. Se mi attacca di nuovo Gidan sono cazzi. Guardate Freccia in combattimento, ha questa abilità. Se ne va in alto, quindi non può essere colpita. 602, ragazzi, l'abbiamo massacrato. Ok, dai, dai, siamo stati fortunati. Boom! Massacrato! 2 minuti restanti, ragazzi. Siamo una potenza. Il vincitore è deciso. È in testa Gidal con 238 punti. Che bella, è una guerriera vera. Che cattivi che i mostri se la sono presa solo con noi. Anche io voglio essere forte come te. Forse devo mettermi anch'io la coda. Vabbè, adesso c'erano, mi pare, degli eventi in realtà che partivano se provavo ad andare in delle direzioni. Tanto per curiosità, mettiamo la velocità e proviamo a triggerare qualche altro evento. Vediamo un po'. Tanto ormai abbiamo finito, abbiamo vinto, credo non dovrebbero esserci più creature. Proviamo ad andare qua sotto. Vediamo che dicono questi. Se esci dalla città sei squalificato. Allora andiamo all'industriale. Ho accelerato solo perché ormai abbiamo finito e abbiamo vinto, ragazzi. Non per altri motivi, per curiosità. Ma niente, ormai. Qua c'è quest'uccello di merda. Ah, ecco! Mi sto provando ad entrare lì. C'era un altro nemico. Oh mio Dio, ragazzi! Oh mio Dio, ragazzi, cosa abbiamo rischiato! Cazzo! Stavo rischiando di morire, non ci avevo pensato. Dannato uccello di merda! Non capisco sto uccello, ragazzi, come si fa. Forse non attacca in realtà, vabbè. Allora, forse abbiamo il tempo per andare ancora al borgo teatrale e dare un'altra occhiata. Bellissima la velocità. Chi diavolo è che scioglie queste bestie? Queste ti mangiano vivo. Ultimi secondi. Abbiamo finito, ragazzi. E questa era la caccia. E Buri è stato uno spettacolo splendido. Hai vinto con 249 punti. In premio un oggetto scelto è il titolo di Gran Cacciatore Buri. Gran Cacciatore Buri. Ok. E anche merito tuo. Non c'è tempo nemmeno per parlare di giri in idrovolante. Ho i brividi. C'è stato un incendio e. Cosa, Muri? Granduca Cid, dove andate così conciato? È diventato Buri cieco per colpa di una magia? Dimmi, ti ascolto. Siamo stati attaccati da un esercito misterioso. La situazione è critica. Era un intero esercito di soldati con il cappello da Merlino. Buri, capisco. Manderò subito una squadra di idrovolanti in soccorso ai nostri vecchi alleati, Burmesia. Vi ringrazio di cuore. Il re di Burmesia gradirà davvero il vostro gesto. Se avessi aspettato solo un po' di più.
Non avrei fatto in tempo ad avvisarvi. Che cosa avete intenzione di fare? I nostri soldati sono impegnati nella saga, non abbiamo uomini da mandare. Richiamiamo la squadra di idrovolanti stazionati alle frontiere, Buriburi. Lasciando incustoditi i confini di Alexandria, non possiamo abbandonare Burmesi al suo destino. I soldati col cappello da Merlino sono dei maghi neri come vivi, no? No, io. Allora è mia madre che. Scusate, ma io vado. Non posso stare qui ad aspettare gli idrovolanti. Ragazzi, Frecia è di Burmesia. È della stessa razza di quel topo, diciamo, che è venuto prima, di quell'uomo topo. Ti ringrazio, ma non è affar tuo. Pretendi che rimanga con le mani in mano mentre il tuo popolo implora aiuto? Di pure di no, ma io vengo. Come vuoi. Vengo anch'io. Voglio vedere quei brutti. Va bene. Forza, partiamo. Principessa, è pericoloso. Ha ragione Steiner. Non conosciamo ancora il Buri nemico. Ma sono i maghi neri, no? Vero, Gidan? Se mia madre è il nemico, ci penserò io. Riuscirò a convincerla con le buone. Non possiamo portarti in un posto così pericoloso. Ma Gidan, tu rimani all'Inblum. Perché? Lo so che lì è pericoloso, e allora? No, Daga, non lo sai. È la guerra, c'è gente che muore. Questo lo so. Come ti senti ora, con quest'uomo morto sotto i tuoi occhi? Mi dispiace. Ti dispiace? Certo che ti dispiace, ma non pensi che potrebbe succederti la stessa cosa? Dici di poter convincere tua madre, ma non è questo il punto. Ma. Basta voi due, smettetela di litigare. Ha ragione, forza presto, dobbiamo andare a Burmesia. Potete aprirci la porta del drago terrestre? Certamente, Buri, è l'unica porta da cui si può uscire a piedi. Mentre le guardie ve la aprono, andiamo a mangiare qualcosa, Buri. Questo è Final Fantasy IX, ragazzi. C'è un momento bellissimo, la sagra, Gidal che chiede il giro di idrovolante a Daga, tutti i loro problemi. Boom! Nel mezzo di questi eventi, alla fine abbastanza lieti, arriva la notizia della guerra, una città è stata attaccata, un morto di fronte ai nostri protagonisti. E insomma, se deve partire, dobbiamo partire anche noi per questa guerra, per andare a vedere cosa sta succedendo. Tutti i piatti tipici tra Mamburi da 500 anni. Li mangiamo il giorno della sagra. Si mangiano con le mani, Buri Buri. Beh, allora buon appetito. Anche questo è buono. Se dobbiamo proprio aspettare, beh, ammazziamo il tempo mangiando. Va bene. Pancia mia. Erano secoli che non mangiavo specialità simili. Non mangiate, principessa? Ah, scusatemi. È tutto buono, ma. È buono davvero. E questa carne è speciale. Guardate il granduca come mangia, ragazzi, sembra un cane. Sono pieno, ho sonno. Voglio fare le ninne. Per tutti i cavalieri, mi hanno avvelenato! Oh, San Lancillotto, abbi pietà di me! Sto per morire! Principessa, perdonatemi! Abbiate cura di voi! Ma Steiner, non dire stupidaggini! Nel tuo non c'era niente! Come? Allora, non sto per morire? Voi che ne sapete? Siete stata voi? Non è veleno, è un zonifero che mi ha prestato Gidan.
Stener, io voglio fare di testa mia. Non voglio che siano gli altri a decidere per me. Ma è pericoloso. Questo lo so, ma proprio non capisco. Conosco la crudeltà della guerra, non vi ci porterei mai. Se è stata Alexandria ad attaccare Burmesia, la guerra prima o poi coinvolgerà tutti e tre i paesi del continente della nebbia. Migliaia di uomini moriranno, questo mia madre non lo capisce? Io sono la principessa di Alexandria e io devo fermarla. Mi è rimasta solo lei, non voglio vederla morire. Qua vengono fuori i sentimenti di Daga, preoccupata, magari anche un po' arrabbiata, confusa, che non crede a quello che sta succedendo, non crede che sua madre abbia scatenato una guerra, stia scatenando una guerra. Ma in ogni caso, gli è rimasta solo lei e non vuole vederla morire. Perdonami, Gidan. Dove vai? È l'erba sonnina. Quella peste ce l'ha fatta sotto il burinaso. L'avevo data a Dala, mi ha detto che non riusciva a dormire. Sapevo che non c'era da fidarsi di una ragazzina viziata. Cosa avrà in testa? Sarà andata a Burmesia? Svelti, fate ancora in tempo a raggiungerla. Sveglia, Vivi, partiamo per Burmesia. Presto, alla grotta di Ghizamaluk. Passata quella, siamo a Burmesia. Ok. Va bene. Ragazzi, siamo veramente arrivati quasi alla fine. Dopo questa parte riprenderemo i miei dati. Qua abbiamo un po' di sculture che possiamo esaminare. Armatura di Cid VI. E un arco. Arco di Cid VII. Allora, acceleriamo. Qua non possiamo passare. Andiamo ad esplorare per bene tutte le zone. Qua mi pare che c'era qualcosa, ma mi sbaglio forse. No, non c'è nulla. Vabbè. Qua sopra semplicemente possiamo riusare il telescopio. No, non possiamo. Ok. Mi sono sbagliato. Pensavo di poterlo riutilizzare il telescopio. Ok, vi faccio vedere rapidamente le altre cose, ragazzi. Porta del drago marino, una carta. Di qua si va al porto. Ops. Questa è la zona del porto, ragazzi. Per tutte le fasi di esplorazione tipo questa, io userò tranquillamente questa velocità. Perché vedete, qua non abbiamo dialoghi, non c'è niente di particolare. Guardate, Kof Kof, presso torna al castello. Non capisco perché bisogna sorvegliare un porto vuoto. Sta tossendo per la nebbia. La nebbia è nociva. Fa proprio male alle persone. Ok, qua non c'è nulla. Un tempo era un porto fiorente, ma ora ci sono solo idrovolanti e nebbia. Ok. Qua c'è un oggetto. Non c'era nient'altro? Ops. Allora, Montè, leggiamo questa lettera. Caro Montè, uscito da Lindblum, puntai a nord. Camminai sotto la nebbia, passai la grotta di Ghizamaluk che giunsi infine al regno di Burmesia. Ma la pioggia battente mi spinse prima di tutto a cercare un riparo. Quindi, Stiltskin è arrivato a Burmesia, dove siamo diretti noi. Ma è pericolosissimo, Kupo. Niente lettere. Ok. Allora, ragazzi, ci siamo.
tutti a livello 7, controlliamo gli equipaggiamenti. Ramo magico, cappello merlino, fascia di pelle, vestito di seta e questi. Qua già li abbiamo visti. Javelin. Qua ce n'ho addirittura 6, negli altri dati invece ne ho un, no, un equipaggiato più 5. Li ho controllati. Vi sto facendo guardare in generale gli equipaggiamenti perché ora cambieremo i nostri dati. Facciamo l'ultimo salvataggio di questa partita, diciamo, ausiliaria, che ci ha permesso di arrivare a questo punto un po' più rapidamente, perché non ho dovuto controllare tutto in maniera meticolosa. Ok, ragazzi. Cambio di dati. Col cappello dei Chocoboys. La quindicesima guerra di Lindblom fu nel 1600. Falso. Sì, ah, ne vale la pena. Falso. Nelle prime quattro domande del CD1, l'unica vera è quella riguardo la foresta dei Chocobo vicino Lindblom. E vai, 3 di seguito. Ultima domanda del CD1. Yes. Vai, freccia. Boom. Rieccoci qua. Tra l'altro ho pensato una cosa, ragazzi. Ho tenuto tutto il tempo la cam in alto a destra perché prima ho giocato a Watch Dogs 2, la metto lì. Vabbè, dal prossimo video tornerà in basso a sinistra, che la preferisco molto. Comunque, ecco i nostri dati. Dal livello 7 qua siamo a livello un pochettino più alto. Abbiamo meno soldi, forse. Perché forse ho fatto più acquisti. Ah sì, guardate, non soltanto ho fatto il trucco, diciamo, ma ho acquistato un po' di cappelli da Merlino, me li sono messi da parte, pronti per essere ritrasformati alla prossima occasione. Mi servono però le fasce. Fasce che prenderemo un bel po' più avanti nella storia. Ho anticipato i tempi, anche se non conviene acquistarli qua i cappelli da Merlino, perché si possono acquistare anche in un altro punto. Comunque, noi li abbiamo comprati. Allora, vediamo un po' gli equipaggiamenti. Ramo magico, cappello da Merlino, fascia di pelle, qua ho l'idrobaracciale, ma non serve perché col marsupio
impariamo ugualmente la sinergia. Sciarpa gialla, che è un oggetto che non avevo ancora creato, negli altri dati l'avevo nominata, non l'avevo creata perché mi pare serviva il colbacco che ce l'aveva Vivi. Quindi abbiamo qui la sciarpa gialla che ci dà Will Up, ruba più Will volaticida. È l'equipaggiata, no, per adesso non è equipaggiata. T-shirt, la fascia di pelle, perché come avevo detto è quella che dà più potenza spirito, quindi è meglio per quando saliamo di livello. E insomma, ho imparato quasi tutte le abilità praticamente già. Il nostro Gidan, dopo il marsupio, gli daremo questa sciarpa gialla che ci serve, che inoltre mi dà più forza, che non è niente male, aumentare la forza di Gidan. Il colbacco l'ho dato a lui per imparare sinergia di Stenerba, dopo gli diamo l'headgear. E qua abbiamo ancora Daga di Mithril, perché gli sto imparando questa abilità Kleptomar, che è veramente veramente importante, quindi pazienza se siamo, diciamo, se abbiamo meno potenza, pazienza. Poi Freja, sempre marsupio, e la pietra lunare, ragazzi, questo è l'oggetto che non avevo negli altri dati, che non ho raccolto, che si otteneva facendo 100 nobili soddisfatti al gioco là delle spade tra Gidan e Blank. L'avrò detto mille volte, mi odierete probabilmente. Allora, qui c'è proprio un casino, un casino. Io diciamo che ho favorito quegli equipaggiamenti che mi aumentano le statistiche, le quattro statistiche: velocità, forza, potenza magica e potenza spirito, perché come vi ho spiegato sono quelle che quando saliamo di livello ci danno dei bonus. Quindi questa è la situazione. Negli oggetti abbiamo tra le rarità il Gran Cacciatore. Anch'io seguì i consigli di Cid Primo, il Temerario, ma non ce la feci. Vuoi essere un vero cacciatore? Ricorda, le prede migliori sono alte nel cielo. E va bene. Ragazzi, usciamo. Abbiamo concluso. Adesso vi mostrerò delle cose che ho fatto off screen, avevo già fatto in anticipo. Una sola cosa in realtà praticamente, e prima di chiudere il video vi voglio mostrare anche un'ultima cosa. Ok, salvataggio fatto, aumentiamo la velocità. Eliminiamo i mostri. Ecco a voi l'open world di altri tempi, ragazzi. Una volta erano così Final Fantasy. Tu facevi la storia, a un certo punto uscivi nel mondo esterno e avevi tutto questo da esplorare. In giro per la mappa c'erano tanti segreti, boschi all'interno dei quali potevi entrare, mostri particolari che si trovavano solo in certi punti, tanta tanta roba. E Final Fantasy, qua c'è la grotta di Ghizamaluk. Final Fantasy 9, ragazzi, è uno dei più completi da questo punto di vista. È uno dei giochi dei Final Fantasy che offre più roba da fare, secondo solo a Final Fantasy 12 praticamente, ragazzi, perché Final Fantasy 12 a livello di gameplay è veramente il migliore, il più bello. Guardate, guardate quanto possiamo arrivare lontano, siamo a velocità aumentata. Normalmente qui combattendo i mostri ci vorrebbe tanto tempo per arrivare, ma noi tanto non andremo così lontani, o almeno non a piedi, ragazzi, non a piedi. Qua c'è la porta sud e sarebbe, se non sbaglio, no, forse non adesso, il luogo dove abbiamo visto è Cina, nel QTE, nell'ATE. Qua c'è una palude in cui entreremo. E niente, vi sarà venuto il mal di testa o la sensazione di vomito a vedermi rotolare così. Allora, cosa faremo nel prossimo video? Allora, volevo andare, dov'è? In un luogo che si trova oltre questo ponte. Ma, prima entreremo in questa palude e faremo qualcosa qui. Quindi ho finito. Vi anticipo che in questa palude troveremo un certo personaggio interessante e molto divertente. E
E niente, questo video si conclude qua, spero vi sia piaciuto. Come avete visto, gli eventi continuano ad andare avanti, iniziano ad esserci cose interessanti. E adesso, ragazzi, proprio entreremo nel vivo della storia, in cose fantastiche. Adesso abbiamo un po' di libertà, grazie a questa zona, un po' di missioni secondarie molto carine da fare. Nei prossimi video vi taglierò magari quelle parti noiose, state tranquilli. Oppure vi inserirò, come ho fatto nel video scorso, delle scritte che vi dicono magari cosa saltare, a quale minuto saltare, per andare direttamente a seguirvi la storia. O le parti magari più interessanti per non farvi annoiare, quindi renderò questa serie più godevole, godevole, più godente. Come cazzo si dice, ragazzi? Insomma, che ve la godrete il più possibile, ci tenterò. E niente, basta, chiudo qua, sono logorroico, lo so. Al prossimo video mettetemi un mi piace, date un'occhiata al resto dei miei contenuti sul canale. Anche a Resident Evil 7 Biohazard, che mi ci sto impegnando, mi ci sto divertendo. Non vedo l'ora di completarlo la prima volta, per poi ricominciarlo in modalità manicomio. E fare tanti altri video in cui magari facciamo delle sfide, altre robe, non lo so. È un gioco promettente, mi piace. E diciamo, mi concentrerò su quello, oltre a Final Fantasy IX e a Skyrim Special Edition. Saluti da Jamie Knowledge.